Grazie mille Giovanni per l'introduzione e grazie per questo bellissimo evento, quello di oggi, diciamo, sulla parola, perché so che sicuramente sarà bello, e quello della, diciamo, della settimana scorsa, perché effettivamente c'è necessità di dialogo interdisciplinare rispetto all'informatica, altrimenti diciamo, la sua portata non sarà capita e rischiamo di rovinare qualcosa che potrebbe dare moltissimo all'umanità. E quindi spero che il dibattito oggi sia abbastanza vivo e stimolante. Dunque, io inizio con una provocazione di circa 50 anni fa di un analista numerico che è stato tra i fondatori del Dipartimento di Stanford di informatica, e che appunto sosteneva che, diciamo, l'informatica fosse il terzo fondamentale strumento concettuale dopo, diciamo, la lingua e dopo la matematica. E l'avete sentito dire, diciamo, in qualche modo anche recentemente, lo usano nel mondo anglosassone, dicono che l'informatica è the fourth R, no? La quarta R dopo il reading and writing, che diciamo, sono due cose separate, e far di conto, insomma, diciamo anche in italiano leggere, scrivere e far di conto, adesso c'è l'informatica. E qui ci sarebbe già un primo dibattito da fare sull'uso del linguaggio, perché leggere, scrivere e farti conto si usava nell'Ottocento, quando effettivamente ti fermavi là a leggere, scrivere e farti conto. Adesso, diciamo, il bambino va a scuola non per leggere, scrivere e farti conto, per diventare un cittadino completo, quindi non si limita a leggere e scrivere, ma, diciamo, legge i classici, non fa semplicemente di conto, studia la geometria, studia l'algebra, quindi fa una cosa un po' più sofisticata. Allora, che cos'è l'informatica? Diciamo, cominciamo dalle basi, come farebbe un filosofo, perdonatemi se diciamo, mi ispiro a voi. Allora, l'informatica è una computazione automatica. Vedete, ho sottolineato due volte la parola automatica proprio perché nell'automatismo è la chiave di tutto. Spesso nelle scuole dico ai ragazzi, per far capire, pensate a un gigantesco orologio. Ok, ecco, il computer è quello, cioè soltanto estremamente più grande, estremamente più sofisticato. E il che vuol dire questo, diciamo, questo automatismo? Che c'è qualcuno che noi chiamiamo agente, esecutore, automa, no? Cioè un esecutore che esegue delle istruzioni di cui non capisce il significato, nonostante noi antropomorfizziamo il computer, nonostante adesso si parla di intelligenza artificiale, lì non c'è nessuna comprensione del significato, così come non c'è nell'orologio. Okay? Sapete che nel Settecento c'è stato uno sviluppo enorme, diciamo, dei meccanismi di orologeria, si facevano degli automi bellissimi, alcuni erano finti, cioè avevano l'orologio dentro, e magari, diciamo, l'uomo della strada, il contadino della campagna, pensava che ci avessero dentro della vera intelligenza, no? La stessa cosa in una certa misura può accadere adesso, ma non è così e non lo capiamo davvero. Il problema è che non lo capiamo davvero. E quindi io lo ribatto sempre, no? Il calcolatore, diciamo, l'esecutore dell'informatica non sa niente di quello che sta facendo, non sa niente delle cose che manipola, dei simboli. Qui, diciamo, ho usato la parola simboli perché questa era una vecchia versione. In realtà preferisco adesso parlare di rappresentazione, perché il simbolo già evoca, no, ciò per cui sta. La rappresentazione è un po' più asettica, è puramente sintattico. L'informatica, quella dei computer, non è sempre stata questa. Un tempo c'erano, elaborazione che è meccanica e inconsapevole, adesso l'abbiamo detto, è un orologio. I computer, un tempo, si vede, io non riesco a capire questo. Ah, ecco, si vede qua, ok. Erano le persone. Nel linguaggio anglosassone, il computer è dal 1600, pensato dal 1600, e denotava queste persone. Questa è una foto di donne che stanno facendo calcoli per i voli di quella che poi sarebbe diventata la NASA. Okay. Dopodiché computer è passato a denotare gli oggetti meccanici, e in questo passaggio c'è la chiave della differenza. Tra quello che è l'informatica e quello che è fare i calcoli, diciamo, manualmente. Tra un attimo la spiegherò, prima parlo brevemente dei concetti scientifici di base. No? L'algoritmo, avete sentito parlare della dittatura degli algoritmi. L'algoritmo è l'idea di fare un calcolo, è quello che, se non avessimo i computer, io spiegherei a voi a parole.
per piacere mi elabori questa pratica per capire se possiamo dare il finanziamento o meno, vedi che ci sono alcuni parametri che non tornano, controlla, no? Erano le istruzioni che davamo, e questa idea di algoritmo c'è sempre, soltanto che adesso abbiamo un esecutore e quindi dobbiamo avere un linguaggio per poterci esprimere, e accoppiato a questo dobbiamo metterci d'accordo, non metterci d'accordo, perché se tu sei un esecutore meccanico io non mi metto d'accordo con te, però io devo stabilire, devo definire che cos'è una rappresentazione, cosa significa la rappresentazione, come io rappresento per l'esecutore meccanico certi oggetti, certi valori. Pensiamo sempre all'orologio, qual è la codifica delle ore in termini di posizione del meccanismo, è una cosa che stabilisco io, quindi la rappresentazione è come do le istruzioni, algoritmo e linguaggio, e poi c'è l'automa, l'esecutore. Io questo lo devo specificare, insegnare l'informatica senza far capire che c'è un automa è vano, perché immediatamente chi sente antropomorfizza e pensa che ci sia un essere umano, ed è finita, perché l'informatica non è fatta, diciamo, l'esecuzione dei programmi di informatica non è fatta dagli esseri umani, è fatta dai dispositivi, e questa è la differenza. Questa è la differenza. Questo è quello che ha fatto dire a qualcuno, in particolare a questi due, diciamo, informatici americani, che l'informatica costituisce un quarto dominio della conoscenza scientifica. Il primo, diciamo, quello di base, è il dominio fisico, la materia non vivente. Cos'è la gravità, la materia, l'energia, il moto, l'elettromagnetismo? Quello, diciamo, che è la scienza tradizionale, forse, diciamo, la più antica. Poi c'è il dominio della conoscenza vivente, la biologia, diciamo, il metabolismo, la riproduzione, l'evoluzione. Poi c'è il dominio della conoscenza dell'uomo e della società affrontato da un punto di vista scientifico. Questo discorso è fatto soltanto in un contesto scientifico, non è l'unico modo di acquisire conoscenza sul mondo, quello scientifico. Io ho chiesto scientifico in senso galileiano stretto. Io però posso capire come funziona il mondo anche leggendo i romanzieri russi dell'Ottocento, forse lo capisco anche meglio. Posso capire il mondo anche ispirandomi alla religione. C'è una differenza tra la conoscenza scientifica galileana basata sulla riproducibilità ed altri tipi di conoscenza. E qui si parla di conoscenza scientifica. Loro hanno individuato questi domini, ognuno dei quali costruisce sul precedente, perché non puoi parlare di uomo e di società se non parli di esseri viventi, non puoi parlare di esseri viventi, perlomeno fino ad ora, se non parli di, diciamo, di materia fisica. Okay? C'è un quarto dominio, che è il dominio della computazione, no? Il dominio di chi fa i conti, il dominio di chi elabora simboli, che fornisce un utile addizionale punto di vista, studia dei soggetti, che sono i processi che elaborano la rappresentazione, e fornisce un utile punto di vista su ognuna delle cose che precedentemente sono state studiate in ognuno dei domini. Sapete che si possono studiare le relazioni sociali attraverso il dominio computazionale, si studia l'evoluzione di internet attraverso, si studia l'evoluzione della cellula nella bioinformatica attraverso la lente computazionale, si studia le reazioni della materia attraverso, si fanno le simulazioni, o simulo come esplode una supernova, quello, diciamo, è un dominio computazionale, mi aiuta a comprendere delle cose. In alcuni campi, non a caso ho citato l'astronomia, è diventato il modo di indagine primario, perché io la supernova in laboratorio è difficile che possa costruirla, e è un po' lontana da me. Okay? Nel campo sociale posso fare esperimenti che non potrei fare in altro modo, a parte discorsi etici, c'è un tempo niente. Okay? E attenzione, studiare una cosa come se fosse una computazione non vuol dire che è una computazione. Non sto dicendo che, diciamo, siamo dei meccanismi, siamo degli automi che interagiscono sui social in modo meccanico, però possiamo studiare il nostro comportamento, come mettiamo i like, i dislike, come stabiliamo le relazioni sociali, attraverso il dominio della computazione. Bene. Allora, io ho preso a prestito da Gregory Bateson questa espressione, la differenza che fa la differenza, per esprimere in modo molto semplice che l'informatica si distacca dalla matematica nel momento in cui, invece che riflettere su come risolvere i problemi, riflette su come far risolvere i problemi a qualcun altro, che è un meccanismo. Perché, insomma, la matematica ha risolto problemi
da più di 2000 anni, non è che hanno avuto bisogno di informarci. La differenza in termini concettuali nasce nel momento in cui, nel primo decennio del 1900, i matematici cominciano a ragionare su come si può automaticamente dimostrare un teorema, e quello automaticamente vuol dire come può farlo un meccanismo, e lì nasce quella che allora non si chiamava ancora informatica, era semplicemente la deduzione automatica. E poi Gödel, Turing, Post e così via, Church, danno luogo all'informatica. Poi in parallelo l'uomo, diciamo che è estremamente intuitivo, comincia a costruire i calcolatori indipendentemente dal fatto che ci sono i teorici, perché non è che abbiamo aspettato l'evoluzione della teoria per fare i calcolatori, e nasce l'informatica, esplode e possiede il mondo. Quindi la differenza che fa la differenza è che il matematico formula la caratteristica della soluzione, l'informatico costruisce, specifica un processo che computa la risposta. Questa è la differenza del modo di vedere il mondo tra matematico e informatico. E in questo differente modo di vedere il mondo c'è un mondo di differenza, nel senso che poi i problemi affrontati in un modo o nell'altro hanno risposte diverse. Non c'è una gerarchia di valore, sono due punti di vista ugualmente utili sul mondo. Quindi, in sintesi, io ho un processo, quando ho un algoritmo espresso in un certo linguaggio che viene eseguito da una domanda. E queste tre cose servono tutte. Sono, io li chiamo i tre pilastri fondamentali dell'informatica. Perché se non ho l'algoritmo, non ho l'idea che devo esprimere, se non ho il linguaggio, non li ho gli automi che sono in grado di esprimere direttamente gli algoritmi, e se non ho l'automa non sto parlando di informatica. Quindi l'algoritmo parte dall'uomo, attraverso il linguaggio arriva all'automa. E queste cose le abbiamo scritte con dei colleghi, anche con dei disegnini carini in questo lavoro sulla rivista Mondo Digitale. E qui arriviamo alla scuola, ok? Il dilemma, perché ci sono questi due poli, e abbiamo il pendolo che oscilla nella società da una parte all'altra, no? Io studio perché poi trovare un lavoro, o studio per diventare cittadino consapevole. E noi, chiamiamoci noi intellettuali, visto che siamo all'università, possiamo darci questo termine, noi capiamo che la seconda parte è molto più importante, perché nella seconda parte, nel comprendere la società, c'è l'essenza della democrazia, e sappiamo bene, non ne siamo scandalizzati, perché la lotta di classe c'è e non scomparirà con l'evoluzione, ci sono delle forze sociali che invece pensano che questa consapevolezza del cittadino non sia così importante, perché preferisco avere il cittadino produttivo piuttosto che il cittadino filosofo. E quindi in questo momento abbiamo che su questo nuovo mondo, sul digitale, si parla di competenze digitali, si parla di, adesso non voglio parlare del dibattito tra competenze e conoscenze, però devi saper fare le cose. Poi a che servono le cose ci penso io per te, no? Questa no. Ora io ho cominciato a rispondere: vabbè, ma perché le competenze digitali? Ma il digitale l'uomo lo conosce da millenni. Il digitale, come rappresento le cose? I babilonesi usavano rappresentazioni digitali per calcolare le orbite dei pianeti, mica le facevano così. Gli egiziani usavano rappresentazioni digitali per calcolare l'area dei terreni, quindi il digitale c'è sempre stato. Non è il digitale la cosa, il digitale è un banale di cui, è l'informatica quella che fa la differenza. E l'informatica è l'elaborazione meccanica e automatica, e questo lo snodo attraverso cui bisogna passare. E perché è così fondamentale? Perché è così importante? Perché è nuovo, è una rivoluzione nella storia dell'umanità. Perché prima di adesso l'informatica la facevano gli esseri umani. L'informatico, il seguire delle istruzioni, era una cosa che facevano gli esseri umani. Tutta la storia della rivoluzione dell'automazione industriale non è mai stata a questo livello, era sempre sul piano fisico. Con l'informatica abbiamo la replica, per la prima volta nella storia dell'umanità, di funzioni cognitive umane. Okay. Quindi l'informatica è una rivoluzione.
Ciò nonostante, il termine digitale non scomparirà. Questo, diciamo, è una lotta troppo grande per noi. Ok, quindi io quello che comincio a dire, va bene, il digitale è l'ombrello, all'interno di questo ombrello digitale c'è però una disciplina scientifica di base che è l'informatica. Così come c'è stata una rivoluzione industriale, adesso c'è una rivoluzione digitale, la rivoluzione industriale ha prodotto una società delle macchine, adesso diciamo, abbiamo una società delle macchine digitali, e per preparare i cittadini a questa società delle macchine digitali dobbiamo insegnare la disciplina scientifica che c'è dietro, che è l'informatica, così come abbiamo fatto una serie di passati per una serie di altre materie. E insomma, come avete visto, c'è negli ultimi anni tutto un fiorire di variazioni, no? Anche nel documento di introduzione di questo seminario sono state elencate possibili declinazioni dell'informatica, no? E un termine che piace molto alla politica di oggi, perché è inglese, per definizione quindi è figo, è il coding, no? Eccola, no? Coding per chi sta nell'informatica, ma coding e programmazione, mi viene a raccontare che esiste l'acqua calda, warm water, no? E il problema è che coding, diciamo, poi per noi è particolarmente penosa questa cosa qua, perché noi abbiamo lottato per decenni per far capire agli altri scienziati che l'informatica non era solo programmazione, no? Perché tu diciamo che l'informatica è programmazione perché devo insegnare, no, non è programmazione. Diciamo, eravamo riusciti a comprendere questo, arriva questa valanga, diciamo, di tutto il mondo, di tutti i giornali che parlano di coding. Sarebbe come dire che la matematica sono le tavole pitagoriche, 3 per 7 per 1, quella è la matematica, no? Non è così. La moltiplicazione è una parte dell'aritmetica e l'aritmetica è una parte della matematica, e noi insegniamo, diciamo, non tutte quelle cose là, l'analisi non la insegniamo nella scuola, però il resto un minimo lo insegniamo, non in tutti gli indirizzi. La stessa cosa è per l'informatica. Se si parla di coding nella scuola, si sta dicendo esattamente la stessa cosa: nella scuola deve insegnare le tavole pitagoriche. Ora, è chiarissima la castroneria di uno che volesse dire questo, purtroppo con l'informatica questo non accade, no? La programmazione è un pezzettino di tutto lo sviluppo del software, ci sono enormi sottoaree dell'informatica che non sono programmazione. Bene, allora dall'altra parte, diciamo, c'è il computational thinking, pensiero computazionale, il tema attorno a cui, diciamo, è nata la mia relazione con Giovanni, ci siamo trovati a discutere di pensiero computazionale, di computational thinking. E questo, beh, diciamo, l'abbiamo usato per un motivo pratico qualche anno fa, quando il Ministero ha pensato di introdurre l'informatica nelle scuole. Allora, tra parlare di coding e parlare di computational thinking, non detto parliamo di computational thinking, non si può parlare di informatica nelle scuole, perché insomma l'informatica nelle scuole fino a 4 anni fa era le CDL, la patente del computer. Ancora adesso nelle scuole, se non siete, diciamo, se i vostri figli non hanno docenti praticamente illuminati, l'ora di informatica, l'elementare, è imparare a usare Word ed Excel, ok? Che diciamo, qua rabbrividire, ma è così. Allora abbiamo detto: usiamo il computational thinking, il pensiero computazionale. Vabbè, non vi racconto i problemi dell'uso di questa terminologia, perché poi appunto ti sfidano, ma vuoi insegnare il pensiero? Ma come si fa a insegnare il pensiero? Racconti, va bene. Però è un modo di pensare. Il biologo, insomma, pensa in termini di celle che hanno un metabolismo, che stanno in un organismo. Il fisico pensa: c'ho una massa, gli applico una forza, succede qualche cosa. Il biologo pensa: ho un esecutore, specifico un processo scrivendo un algoritmo in un certo linguaggio, accade qualche cosa. Questo è il pensiero computazionale. Ora noi insegniamo il pensiero matematico, il pensiero biologico nella scuola. E quindi io spero che, insomma, nei prossimi anni riusciremo a governare questo, quello che il Ministero farà per introdurre qualcosa di informatico nella scuola. E spero che non sia appunto il pensiero computazionale, perché sarebbe come dire che insegniamo il pensiero matematico e il pensiero biologico. Concludo con una riflessione sempre sul valore rivoluzionario dell'informatica, perché dal mio punto di vista l'informatica è una rivoluzione dei rapporti di potere. No? E adesso la spiego, perché è la terza.
diciamo, nella mia visione, perdonate diciamo, se faccio l'uno informatico, ma insomma sono qua a parlarne per essere anche spernacchiato, se del caso, la prima vera rivoluzione dei rapporti di potere è stata la stampa a caratteri mobili, perché ha alterato il potere dell'autorità. Non devi essere più nel luogo dove c'è il maestro che dice le cose, l'insegnamento viene diffuso nei libri e si diffonde, e questo ha, diciamo, è stata una delle forze portanti dietro quello che è accaduto tra la stampa a carattere mobile e la rivoluzione industriale, perché la conoscenza scientifica è diffusa in tutto il mondo e, diciamo, il germe della conoscenza, che è sempre alla base della democrazia, si è diffuso in tutto il mondo, le società hanno cominciato ad alterarsi. Ricordate che la rivoluzione francese, uno, diciamo, degli elementi alla base è stata l'enciclopedia, diciamo, di Diderot. Quindi circa 800 milioni di libri dopo nasce la rivoluzione industriale, che è un'altra rivoluzione dei rapporti di potere, questa volta tra l'uomo e la natura. L'uomo con le macchine domina la natura, diciamo, non completamente, perché ogni tanto andiamo un po' troppo in là, però le macchine, questi artefatti meccanici, hanno permesso questa rivoluzione. E adesso abbiamo la terza, la rivoluzione dell'informatica, 800 miliardi di macchine dopo, fatto così un punto, perché qui abbiamo quelli che io chiamo degli artefatti cognitivi dinamici, cioè abbiamo della conoscenza in azione. Non abbiamo più conoscenza statica, quella dei libri di testo, abbiamo conoscenza dinamica, cioè conoscenza che può entrare in azione semplicemente premendo un bottone. È un cambiamento fondamentale da quella del libro. Quella del libro ha bisogno dell'essere umano, questa non ha più bisogno dell'essere umano. Tutto il movimento dell'open source è fondamentale, perché dietro, quando io ho del codice, quel codice è conoscenza umana. Fino a prima dell'informatica io non potevo avere il codice, o avevo la persona, o io studiavo e poi dovevo fare. Adesso ho quelli che sono poi, diciamo, l'implementazione più evidente, adesso sono i robot, sono le macchine dell'intelligenza artificiale, quelle che ci dicono ci ruberanno il lavoro. E insomma, riflettiamo che se ce lo dicono è perché ci vogliono preparare una sorpresina, non è così. Un secolo fa il 90% dei lavori era dedicato all'agricoltura in tutto il mondo. Adesso nei paesi evoluti il 5% dei lavori sono nell'agricoltura. Quindi ci inventeremo delle cose, ma siamo l'umanità, siamo quelli che nel corso di centinaia di migliaia di anni hanno dominato il mondo, sottomettendo anche la natura, quindi se stiamo attenti, se non ci roviniamo in qualche guerra, riusciremo a farlo. Quindi, insomma, l'informatica, ovviamente, come dire, prodomea, faccio un discorso, deve essere insegnata nelle scuole, ma non soltanto per me, perché davvero è un elemento fondamentale per, diciamo, per la crescita dell'intera umanità. Deve essere ovviamente insegnata adeguatamente, deve essere insegnata affinché i ragazzi capiscano che cosa succede. Io un altro degli esempi che faccio è: ma noi perché insegniamo le tabelline ai bambini? Non perché devono sapere che 4 per 3 fa 12, ma perché devono sapere che se ci sono 4 bambini con 3 caramelle ciascuno, per capire quante ce ne sono in tutto si usa la moltiplicazione. Se invece devo distribuire 16 fette di torta a 4 bambine, devo usare la divisione per calcolare 16 diviso 4. Cioè, l'essenza non è il conto, è quello che c'è dietro, come diceva Simone Martini una settimana fa, è uno strumento di lettura del mondo. Allora, se noi vogliamo che la società si evolva, dobbiamo dare ai ragazzi degli strumenti di lettura del mondo. Questa società è digitale, gli dobbiamo dare lo strumento che è l'informatica. E io finirei qua nei 20-25 minuti. Grazie.